Buongiorno e ben ritrovati amici di Due Ruote al nostro TG. Questa settimana apriamo la puntata tornando in sella alla moto che ha segnato la discesa di Harley Davidson nel mondo delle crossover. Lei è la rinnovata Pan America e la guidata Stefano Gaeta. Con Lorenzo Cascioli poi parliamo di pneumatici, per l'esattezza dei Mercedes Touran's Next 2, un prodotto nato per fare grandi viaggi con crossover e maxi enduro. Chiude la puntata Marco Gentili, che ci svela chi è il nuovo presidente di ACEM, l'associazione europea motociclistica con sede a Bruxelles. È l'estate del 2018 quando una notizia bomba fa sobbalzare sulla sedia gran parte delle riviste di settore. È una bomba che arriva dagli Stati Uniti, perché Harley Davidson, veniamo a scoprire, è già per strada con un prototipo in fase di avanzato sviluppo della sua prima maxi enduro. Gli americani di Milwaukee hanno intenzione di attaccare un segmento premium con la loro prima bicilindrica dotata di un motore completamente nuovo, che scopriremo poi ad EICMA 2019, denominato Revolution Max. E quindi, signore e signori, ecco a voi la Harley Davidson Pan America. La Pan America è mossa da un nuovissimo motore bicilindrico, il Revolution Max, a V di 60 gradi raffreddato a liquido, da 1250 cm cubici di cilindrata, in grado di erogare una potenza massima di 150 cavalli a 8750 giri, con la enorme coppia di 128 Nm a 6750 giri. Internamente troviamo pregiati pistoni in alluminio forgiato e un doppio albero a camme in testa, con i profili delle camme specificatamente disegnati per rendere l'erogazione della potenza il più piacevole e lineare possibile. Sempre nell'ottica di rimanere molto gustoso nella guida su strada, il Revolution Max americano è dotato di variatore di fase e di doppia accensione per un'ottimale combustione del carburante. Per un attento contenimento del peso è stato utilizzato il magnesio, materiale nobile, per i coperchi valvole e quelli della catena di distribuzione. Nella Pan America il motore è elemento fortemente stressato dalla ciclistica, al quale vengono applicati tre sezioni di telaio, una anteriore, una centrale ed una posteriore. Ne consegue una sensibile riduzione di peso e un significativo accentramento delle masse. Il peso della Harley Davidson Pan America è di 253 kg in ordine di marcia. Quella che abbiamo guidato in queste settimane è dotata del pacchetto completo di valigie in alluminio, quindi ci sarà sicuramente un leggero incremento di peso. A livello di elettronica, la Pan America si allinea alle più agguerrite concorrenti, mettendo in campo tutti gli ausili alla guida attualmente disponibili. Grazie alla gestione di una sofisticata piattaforma inerziale a 6 assi, sulla bicilindrica di Milwaukee il pilota ha la possibilità di selezionare 5 modalità di guida preimpostate: Road, Sport, Rain, Off-Road e Off-Road Plus, e 3 completamente personalizzabili. Ogni mappa gestisce l'erogazione del motore, la soglia di intervento del traction control cornering, del freno motore e del cornering ABS. Ogni mappa setta anche la risposta delle sospensioni semiattive sviluppate in collaborazione con Showa, sospensioni che sono in grado di leggere il livello di carico che grava sulla motocicletta, regolando di conseguenza il precarico. Come optional è disponibile l'interessante sistema Adaptive Ride Height, che abbassa la moto quando ci si ferma per permettere al pilota di poter toccare più agevolmente a terra con entrambi i piedi. Tutte le informazioni sono facilmente leggibili sull'ampio pannello TFT Full Color da 6,8 pollici touchscreen. Molto pratica è la possibilità di regolare l'altezza del cupolino anche in movimento tramite una pratica leva posta qua sulla sinistra del pannello TFT, pannello TFT che è regolabile anch'esso nella sua inclinazione in modo da essere sempre correttamente sotto gli sguardi del pilota. Completano la dotazione votata al comfort le manopole riscaldabili e l'efficace cruise control. La guida in condizioni di scarsa illuminazione è invece agevolata dall'impianto di illuminazione full LED adattivo. Per il Model Year 2022 è finalmente disponibile come optional il quick shifter bidirezionale. Degne di nota anche le bellissime ruote a raggi che montano pneumatici tubeless, fornite anch'esse come optional, e che equipaggiano l'esemplare a nostra disposizione. E Harley Davidson con la sua Pan America dimostra di non avere nessun timore riverenziale, anzi,
vuole lasciare una traccia ben precisa, ben definita, e lo fa con un design molto particolare, sicuramente riconoscibile, quello che non vuole fare il verso a nessuna delle principali competitor, al punto quasi di pensare che non importa se piaccia o meno, l'importante è che faccia parlare di sé. La prima impressione è anche quella che conta, e quindi una volta in sella noi ci siamo trovati subito a nostro agio, perché la Pan America dà la possibilità di cucirsi addosso davvero in maniera significativa la posizione, a cominciare dalla distanza delle leve dal manubrio di frizione e freno anteriore, la regolazione dell'altezza della sella, l'altezza del cupolino che è regolabile manualmente, all'inclinazione del pannello TFT, alla possibilità di regolare addirittura l'inclinazione del pedale e il freno posteriore, quindi possiamo davvero cucirci a nostro piacimento la posizione in sella il più possibile. Molte luci naturalmente in sella alla Harley Davidson Pan America, ma anche qualche ombra. E perché? Molto semplice, abbiamo trovato davvero affollatissimi i due collarini laterali pieni di tasti per la regolazione del dashboard, del cruise control, delle manopole riscaldabili, quindi bisogna spesso, per utilizzarli al pieno delle loro capacità, distogliere un pochino l'attenzione alla guida. Il pannello invece è molto facile, di chiara lettura e intuitivo. Chiaramente è un vantaggio il fatto che sia touchscreen, ovviamente a veicolo fermo, quindi anche con i guanti indossati tutte le regolazioni sono facilmente accessibili direttamente dal dashboard principale. È il momento di accenderla. Ecco qua il motore bicilindrico da 1250 centimetri cubici. Un'altra piccola ombra, probabilmente il rumore della meccanica non è dei più entusiasmanti, anche se dobbiamo riconoscere a onor del vero che una volta in movimento, soprattutto ai medi regimi, il suono e il sound dello scarico del Revolution Max è decisamente più entusiasmante. Quindi, riassumendo, dov'è davvero a suo agio la Harley Davidson Pan America? È davvero a suo agio nei trasferimenti a lungo raggio. La sella è comoda, la protezione aerodinamica è assolutamente da segnalare per quanto è positiva. La gran parte del busto e la gran parte del casco sono completamente protetti dalla pressione dell'aria, quindi viaggiare per molti molti chilometri in sella alla Harley Davidson Pan America è davvero quasi riposante, oseremo dire. Quindi perfetta per i lunghi trasferimenti in coppia e a pieno carico, ma la Harley Davidson Pan America sa essere anche una maxi enduro davvero molto piacevole ed estremamente efficace nella resa dinamica, anche nella guida sulle strade tutte a curve che abbiamo trovato qua, nei passi appena sopra il lago di Como. La sua ruota anteriore da 19 per andare a prendere il punto di corda ha bisogno di un pelo di aiuto del corpo, quindi la prima fase di ingresso in curva va un pochino agevolata spostando il peso del nostro corpo verso l'interno della curva. Da lì in poi però tutto risulta facile, perché la Pan America scende in maniera progressiva, va a prendere il punto di corda facilmente, segue la linea impostata in maniera molto molto rigorosa e soprattutto ha una risposta al comando dell'acceleratore estremamente puntuale, quasi completamente priva di on-off, pur essendo il suo bicilindrico davvero di cubatura molto elevata. Ovviamente cavalli e coppia non mancano, per cui l'uscita di curva è sempre, volendo, anche molto perentoria, quindi la Pan America porta il suo pilota fuori dalle curve in maniera veemente e dà davvero molto gusto. Uno dei punti assolutamente a favore della Pan America Special, in questo caso la versione che noi abbiamo avuto a disposizione, è proprio l'efficacia delle sue sospensioni semiattive, che abbiamo trovato davvero, appunto, ci sentiremmo quasi di definirle un riferimento di categoria. Perché? Perché funzionano bene in qualsiasi modalità di guida ciclistica, super sana ed estremamente efficace anche quando si decide di alzare il ritmo in maniera importante. Ovviamente il debutto di Harley Davidson in questo segmento davvero molto combattuto aveva lasciato molti punti interrogativi. Noi ci sentiamo di promuoverla quasi completamente a pieni voti. Naturalmente le regine del mercato sappiamo tutti bene quali sono, ma Harley Davidson Pan America ha molte carte vincenti nel suo mazzo che ha saputo mettere in mostra in queste intense giornate di guida che le abbiamo dedicato. C'è da dire che tutto il discorso del comparto elettronico, quindi degli ausili alla guida e la possibilità di regolare il setting delle sospensioni semiattive anche per l'off-road,
viene decisamente in aiuto al pilota. La Harley Davidson Pan America è disponibile nella versione base in due varianti di colore da 19.000 euro e in ben sei varianti di colore per la versione special da 20.700 euro. Prezzi assolutamente importanti, senza dubbio, ma che permettono a chi deciderà di scegliere di mettersi in box questa straordinaria bicilindrica di entrare allo stesso tempo nel meraviglioso mondo Harley Davidson. Scusate se non mi sono fermato a lavare la moto, ma mi piaceva l'idea di raccontarvi le cose a caldo. Mi farò perdonare con questo piccolo set fotografico che abbiamo portato quassù in alta quota. Come avrete capito, parleremo di pneumatici. Nello specifico sono i nuovi Metzeler Tourance Next 2 dedicati alle moto del segmento Adventure, moto nate per partire, andare lontano, viaggiare in coppia e con i bagagli. Vediamoli, si tratta di un prodotto destinato soprattutto all'uso stradale, non un tassellato che impone delle rinunce o dei compromessi su asfalto. E per capirlo basta vedere il battistrada, che mette tanta gomma a terra. Ora qui è difficile vederlo a occhio nudo, ma questi intagli hanno un'inclinazione della parete interna che varia a seconda dell'angolo di piega. Quindi la scolpitura al centro è studiata per contrastare le forze di piena accelerazione e di frenata, mentre andando via via verso la spalla per fornire la necessaria tenuta in piega. Il disegno è multi-impronta. Vuol dire che la distanza tra gli intagli, tra questi intagli, non è sempre uguale, varia tra uno, tra l'altro e tra l'altro ancora, e questo serve per migliorare la scorrevolezza e la silenziosità. Parliamo di mescole. L'anteriore è un monomescola, il posteriore è un multimescola con una fascia centrale analoga a quella dell'anteriore e le spalle pensate per fornire massimo grip in appoggio. Le fasce laterali comunque lavorano anche quando si è in rettilineo e quindi restano in temperatura. Ci sarebbero tante altre tecnologie da spiegare su questi Metzeler Tourance Next 2, ma preferisco dirvi come vanno. Li stiamo provando su una Triumph Tiger 1200 GT Pro, ma in redazione li abbiamo usati anche su altre moto, una BMW 1250 GS, una 850 GS e un KTM 890 Adventure. E su tutte l'impressione è sempre di una gomma con cui fai subito amicizia. Bella rotonda quando scendi in piega, molto omogenea anche nei cambi di direzione. Piace anche la sensazione di stabilità ad alta velocità e a pieno carico, che personalmente trovo migliorata rispetto al precedente Tourance Next, una gomma con cui ho fatto davvero tanta strada e che era già considerata un riferimento per la categoria. Il grip è sempre rassicurante e anche volendo fare apposta a mettere in crisi la gomma, magari con una manata di gas sulle strisce pedonali, i controlli elettronici reagiscono in maniera uniforme. Insomma, prestazioni al vertice, grande neutralità, tanta trazione che permettono di gustare in pieno le doti ormai sportive di queste moto Adventure e Maxi Adventure che in alcuni casi raggiungono i 160 o 170 cavalli. Nessun rumore di rotolamento, la silenziosità contribuisce al comfort, indispensabile per chi macina tanti chilometri. E a proposito, va detto che gli intagli di cui parlavamo sono studiati per garantire un rendimento costante nell'arco della vita del pneumatico che, conoscendo i precedenti Tourance Next, può arrivare tranquillamente oltre i 15.000 km. Certo, dipende sempre dalla moto e da come si guida, ma sono risultati impensabili solo fino a una quindicina d'anni fa. Cosa serve ai grandi viaggiatori? Aderenza sul bagnato, perché se vai in vacanza in Irlanda, almeno una volta al giorno la pioggia te la prendi. E se c'è da fermarsi con una frenata al limite, il Tourance Next 2 c'è un aspetto importantissimo non solo per chi viaggia ma anche per chi usa la moto tutti i giorni in città. Certo, con questo tipo di moto poi può anche capitare che vi venga la voglia d'avventura, di andare a cercare qualcosa fuori dall'asfalto. Nessun problema se sono le sterrate, le strade bianche che troviamo in Sardegna o in Grecia, quelle per scendere al mare, meglio se asciutte, ma non andate oltre, perché l'unica cosa che non bisogna
chiedere a questa gomma è di fare del fuoristrada vero, perché non è il suo mestiere. E ora parliamo di misure. I nuovi Metzeler Tourance Next 2 sono disponibili nei set per le moto Adventure e Maxi Adventure più diffuse, quindi 18 e 17 al posteriore, 19 e 21 all'anteriore. Non mi resta che augurarvi buone vacanze e grandi viaggi! Michele Colaninno, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo del prodotto, del marketing e dell'innovazione del gruppo Piaggio, è stato eletto presidente di ACEM, ossia l'Associazione Europea dei Costruttori di Moto e Scooter. Assieme a lui, nella squadra di governo dell'industria europea della moto, sono entrate tre persone di rilievo, ossia Eric Dessin di Yamaha, Markus Schramm di BMW e Stefan Pirer di KTM. Affiancato da questa squadra di vicepresidenti, Michele Colaninno dovrà affrontare alcune delle sfide più importanti per quanto riguarda l'industria europea delle due ruote a motore. In primo luogo il passaggio all'elettrificazione e la persecuzione degli obiettivi della Vision 2030+, ovvero la policy di fondo che governerà le scelte di ACEM nei prossimi 20 anni. Infatti, dopo il passaggio all'Euro 5 avvenuto pochissimo tempo fa, nel 2024 l'industria europea delle due ruote dovrà affrontare il passaggio all'Euro 5+, che è uno stato evolutivo e decisamente molto impegnativo per quanto riguarda le emissioni sonore e le emissioni inquinanti, oltre per tutto quello che riguarda l'elettronica di bordo. E non dobbiamo poi dimenticare tutte le sfide legate all'elettrificazione, visto che per quanto riguarda il mondo dell'auto, la comunità europea sta spingendo fortissimo sul passaggio all'elettrico e al bando totale delle auto con motore endotermico. Bisognerà capire nel corso degli anni che cosa verrà richiesto all'industria della moto, anche alla luce del basso livello di emissioni ed inquinanti che essa produce. In questo quadro la nomina di Michele Colaninno non è soltanto una nomina strettamente politica o una banale poltrona che è conquistata da un italiano, ma riveste un ruolo particolarmente importante. Infatti era più di un quarto di secolo che un italiano non rivestiva un ruolo del genere in ACEM. L'ultimo era stato Giovanni Alberto Agnelli ormai più di 25 anni fa. Termina qui anche questa puntata. Come sempre, se vi è piaciuta, lasciate un like e un commento qui sotto. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali digitali e non dimenticate di passare in edicola ad acquistare due ruote.